Francesca Neri, bella, brava e buona, Francesca Neri, cistite interstiziale, io qua non violo nessuna libertà perché la notizia è pubblica, cioè bella, brava e buona Francesca Neri, soffre di cistite interstiziale ed ha pensato persino al suicidio. Pensate, cari amici, bella, brava e buona, soffre di cistite interstiziale, non riesce a guarire ed ha pensato persino al suicidio. E quando io leggo tali notizie, mi viene da pensare a ciò che noi diciamo di noi stessi, e cioè che noi siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio. È certo che ci vuole un bel ardire, si deve essere degli arditi per pensare che noi siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio, perché io non credo che Dio possa avere tutte le malattie che abbiamo noi, perché il numero di malattie che ci affligge è pressoché infinito. Io so che per laurearsi in medicina e chirurgia ci vogliono 6 anni, è la laurea che ha il percorso universitario più lungo, medicina e chirurgia. Ci sono i trattati di patologia che pesano tantissimo, costano tantissimi soldi e pesano tantissimo, capito? Allora, cistite interstiziale, voi potete andare a vedere sul web, oggi sul web c'è tutto, potete andare a vedere di che si tratta. E la bella Francesca Neri, che è moglie di Claudio Amendola, ha pensato persino al suicidio. Pensate voi che situazione. Allora io faccio il confronto, la bella, brava e buona Francesca Neri, faccio il confronto con Serafino Massoni, vedete, Serafino Massoni ha quasi 82 anni e ancora non ha alcun problema di salute. Sì, stranamente è così, benché Serafino Massoni abbia quasi 82 anni, perché Serafino Massoni è nato nel febbraio del 1940, perché abbia quasi 42 anni non ha ancora nessun problema di salute, per cui Serafino Massoni trema, perché se non ha avuto sinora nessun problema di salute vuol dire che egli, Serafino Massoni, dovrà soffrire tantissimo nel futuro, perché non c'è salvezza a questo mondo, non c'è salvezza. Beh, insomma, queste sono le mie considerazioni sulla bella, brava e buona Francesca Neri, che soffre di cistite interstiziale ed ha pensato persino al suicidio. La notizia è diramata da tutti i mass media, tutti i giornali, e io la riprendo da TGcom24, e la notizia, così come io la leggo, ve la metto come link nel riassunto di questo video, capito? E poi ci sono gli arditi che dicono che noi siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio, è come se Dio ci avesse tutte le malattie che ci abbiamo noi. Sì, bisogna essere molto arditi per arrivare a dire che noi siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio. Beh, io faccio tanti auguri a Francesca Neri, tanti auguri di pronta guarigione, va bene Francesca Neri? Bella, brava e buona. Ok cari amici, a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.